Buon compleanno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. È l'ennesima casa che ho preso in affitto. Questa volta ho trovato una brutta sorpresa, diciamo che sto in mezzo ai monti e starò qui solamente un giorno perché non mi sta tanto bene determinate cose, poi ne parliamo meglio, però c'è... Ci sono le freccette, interessante. Sono scarso. Signorina Rottenmeier! Madonna ragazzi, ma dove cazzo mi trovo? Dove cazzo mi trovo? Poi c'è gente che non vuole diventare famosa, però un secondo di celebrità ce l'avranno tutti. Dai, sono persone che scappano dalla legge e si sono rifugiati qui. Vabbè, però no. La polizia, porca p***a! Ma io non so, ho pregiudicato, perché sono scappato? Vabbè. Allora, ragazzi, a Bologna non ci si annoia mai, mai, mai. Allora, lì precisamente c'è la mia stanza con sei uomini e queste sono le strade. Mi trovo qui, sperduto in mezzo ai lupi. Non c'è un cazzo. Non c'è veramente un cazzo. Manco a pagarlo. Guarda che strade di c***o. Allora, andiamo a vedere le camere. Anzi, la mia camera. Non andiamo a fare i cosi. Questa è la cucina. Che poi alla fine la casa è anche abbastanza bella, eh. Alesbica! Questo è il bagno, però quello piccolo. Ce ne abbiamo ben tre. No, la casa, se fosse in locazione abbastanza buona, la casa sarebbe perfetta. Quello niente da dire, è ineccepibile. Però il resto che non va. Il contorno. Allora, questo è il corridoio. Andiamo. Camera, la mia camera, la seconda camera, c'è una persona inquietante di spalle che non possiamo riprendere perché sta agli arresti domiciliari. Secondo bagno. Guarda dove mi trovo in mezzo ai monti. Che se solo cado. Aspetta. Tiè. Bene. Grande. Grande. Da dove mi trovo. Tiè, guarda che strade devo fare. Che strade devo fare per andare al lavoro da quella cazzo di... Che cazzo è successo? No, ma qui non si può passare. Porca di quella puttana. Porco due. Cioè, ma io non posso fare una cosa del genere. Lo cazzo. Manco il navigatore mi segna niente. Aiuto. 10.000 giri di motore! Santo! Oh, aiuto! Ok ragazzi, avete visto bene o male l'Airbnb dove ho pernottato a Balsamoggia per andare al lavoro più agevolmente alla Philip Morris. E questa situazione è stata abbastanza brutta, un'esperienza non molto piacevole. Perché è la prima volta che Airbnb mi dà una sola del genere, anche se la colpa è mia, perché le recensioni erano zero. E ho speso 350 euro per un posto sopra un monte dove non c'è veramente nulla. Praticamente per andare in un supermercato
bisogna farsi 15 minuti con la macchina. Primo supermercato, per andare a buttare la spazzatura 5 minuti con la macchina, per arrivare all'autostrada ci vuole mezz'ora e per arrivare al lavoro più di mezz'ora, con tutti i tornanti, con tutte le strade strettissime in mezzo alle montagne piccole, che oltre con la nebbia bolognese e con l'oscurità che qui è all'ordine del giorno, il sole io non l'ho mai visto, è molto molto pericoloso. In più mi hanno detto i miei compagni di stanza, mi hanno comunicato che ci sono molti cinghiali, molti animali anche di grossa taglia che attraversano la strada e l'hanno colpiti più volte alla macchina. Quindi se c'è la sfiga che ti sbanda la macchina dopo che questi ti sono venuti addosso, potresti anche fare una brutta fine. Ebbene sì, ebbene sì. Poi ghiaccia tantissimo qui e devi andare veramente lento. E sul sito dell'Airbnb avevano detto che in 15 minuti arrivavi in autostrada, ma già da Google Maps ti dice più di 30 minuti, quindi è stata una menzogna. E i miei colleghi di stanza, i miei coinquilini, hanno pagato 250 euro al mese, io ho pagato 350 euro al mese, 100 euro in più, perché loro stanno lì, qui, in nero, io invece sto, tra virgolette, in regola. Però non mi è andata assolutamente bene, io queste cose ci rosico abbastanza, quindi sono andata a parlare con la proprietaria di casa e gli ho detto: a me non mi sta bene, se non mi ridai i soldi cerco tutti i modi di farmi ridare il rimborso totale con Airbnb. Alla fine abbiamo raggiunto un accordo, lei mi dà 200 euro e io me ne vado via. E da lunedì già ho trovato un'altra casa, quindi farò un quarto trasloco in 3 mesi. E la situazione è brutta perché c'ho tanti bagagli ed è un po' stressante ogni volta spostarti e traslocare. È una situazione abbastanza faticosa, qui non prendo un cazzo, stiamo veramente in mezzo ai monti, non prendo niente, internet è assente. 0.08 di Valor e 0.03 di Upload. Intanto passa già, siamo in 6, quindi e ogni tanto Netflix mi fa scaricare le serie TV, quindi me le sto vedendo me le sto vedendo già scaricate ed è una buona cosa, almeno non resto indietro. Lavo comunque le coperte perché l'ho sfruttate solo 2 giorni, però le devo lavare, mi sembra giusto. E noi ci vediamo come sempre ragazzi al prossimo video, magari un pochino più felice perché ho cambiato casa e sto un pochino meglio e finalmente posso vedere internet con la fibra, perché qui sto in mezzo ai monti come Heidi, veramente non c'è un cazzo. Fanculo. Ciao ragazzi, state brave, non vi drogate, ciao 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 ciao.